Stevie Wonder. I got Bono with the check-in. I got Ray Charles cooling out. I got two big bands jumping off. Do what you gotta do. Everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. Yeah, let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. You want to have a ball? You're gonna lose some cash. Let the good times roll. Let the good times roll. You're gonna all. No, no. Ooh, sugar, let the good times roll. Hit me, man! Aria! Che cos'è questo mortorio? È per via della crisi, tempi e ritmi di lavoro impossibili. Io non capisco! You are signed to the walk of the state stand of a while. First as no, you do a fair rust man, I guess, to dict in the weapon. It isn't tricky when we say tricky, tru. That's the nigga dick, rick, what else did I say in there? You want off record, that wreck, less than zero, two of your tricks with that and that. You've got a srack of sensation, shame, and a lie. This is the stone you sit every day, and rick, and all those selects are. Un esempio del genio teatrale di Dario Fo, il camerò americano ritmato dalle scansioni del blues. Un rap in anticipo di 20 anni tratto dalla Signora da Puttana, grottesca lettura della società americana in una stagione del 68 di conflitti e di contraddizioni. È sorprendente come la lingua inventata dai poveri teatranti del 600 e riadattata per l'occasione del funk americano possa, con l'aiuto della gestualità e dell'arte mimica e comica, esprimere una capacità critica più forte di qualunque altra forma di comunicazione. No! No! Ich kann schon nicht sagen, wo wir voll dabei sind. Ich kann nur wohnen von seinem Song, den wir. Und die war voll, dass der Steck zu wohnen. Die Steck, die du wohnen, mit der Geist, da oben, mit der Geist. Die war Steck, die wir wohnen, für die 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 Steck, okay. È un esempio del modo di intendere il teatro di Dario Fo che ci aiuta a introdurre la seconda parte del nostro viaggio nel suo magistero di autore e di attore, sempre con l'aiuto di sua moglie, Franca Rame, e di un suo estroso compagno di strada, Enzo Iannacci. Ecco, devo dire la signora da buttare. La signora da buttare. Era il pezzo sulla catena di montaggio. Ma ecco, voglio insistere su un particolare, anzi voglio mettere sul piatto un particolare. Molti credono che noi ci siamo sempre limitati a studiare quello che è, diciamo, la dimensione culturale del nord, soltanto il nord. Veneto, Bergamasco, invece noi siamo stati proprio con Enzo degli studiosi profondi della cultura del sud, tanto vero che noi abbiamo fatto un gramlò. Una seconda puntata su di ecco, meno male, perché c'è per esempio un gramlò su un canto popolare che poi è arricchito anche da una certa cultura erudita del sud verso il 600 che noi vogliamo far sentire. Voi mi permettete, allora fai il giro armonico. Sì. Questa è una cosa che vuole. Vai, è napoletano, del 600. La luna è mezzo male, mamma mia, venite qua. Essa di me coccio di un uomo non la gatti vera. Ha scritto chi c'è un po', mamma mia, non lo do. Sabi che dopo la mamma c'è che ti chiude da cercatore, se la mamma mi sa male, mi ha fatto da, c'è chi ci può.
Niente mio, che ti sono spambeglio, Gis. Oh, che mi sono stupori. Passa a Dio, la sua mia, di domo. Posso te io ma d'amore e penso che mi amore mi sono in dia mia 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 ora ma si teringa ma si teringa lì uova ma bo a cada io ti sono si brigga di nuna sponda ama me che devo te ricordare allora mamma mia vede qua anche di su con cantare che noi ci bimbe ma a più forse io ho siamo ragazzi chi siamo ragazzi a me adesso che cosa fa te mamma mia, sua mamma a cantare. Stop, no. E insomma, ho fatto bene a chiederti di fare anche una seconda puntata di Percorso della tua vita per sentire molto il gramelò. Bossi, Bossi lo canta tutte le sere. Tutte le sere. È una cosa, come comincia i suoi comizi sempre così. Appati, io con tutto il mondo, posso dire, sempre. Senti, ma è vero che il gramelò è il risarcimento alla cultura popolare espropriata? Certo, certo, lo è senz'altro. Allora vedi che il mio bravo, critico bravo, che mi segue, sì, mi aiuta. Enzo, rimani qui nello studio a darci un contributo. Fra poco noi andiamo a raccontare un altro aneddoto. Qualche altro aneddoto. E un poco della storia di queste due bellissime Poi persone. Perché non ti siedi vicino a noi? Ecco, ecco così, ogni tanto così. No, no, non taglia niente. No? Non so se il mio povero regista avrà... Ti vedo, ci mettiamo. Sei il regista... Ti proteggo io. Così ogni tanto ti sono delle carrellate. Dunque, l'altra volta ha raccontato Dario, diciamo così, dice eri molto bella, avevi tanti mosconi... E poi un giorno dice, appassionati, l'hai preso e lo hai baciato improvvisamente, inaspettatamente. Così, perché questo qui, che era bruttino, con i denti in fuori, gli occhi in giù, le calze corte, insomma, che non mi guardava proprio, non esisteva. Calze corte? No, no, questa è una battuta, oltre non esisteva, non avevo neanche le calze. Calze corte, bene, allora un bel momento, avevo capito che lui mi guardava, ogni volta che lo guardavo distoglieva gli occhi, faceva l'indifferente, no? E allora un bel momento, tu vabbè, non prendi iniziativa, ci penserò io. L'ho proprio al cinema Colosseo dove stavamo provando, sbattuto contro il muro, come fanno gli uomini, e gli ho dato un bacio d'amore, lui è svenuto e dopo un quarto d'ora mi ha sposato. La bellezza ti è stata mai di peso? Prego? Se ti è mai stata di peso la bellezza? Beh, diciamo proprio di no. Voglio dire, è meglio una donna gradevole, una ragazza gradevole di una... No, anzi, bene. Venivi da una compagnia di teatranti? Sì, teatranti. I miei avevano una compagnia teatrale, ho cominciato a recitare 8 giorni, che io mai avrei scelto questa professione. Quando mi sono resa conto che questa professione non era proprio quella che io avrei voluto, era troppo tardi, ero troppo vecchia per cambiare. Se questo lavoro lui non ci crede, anche questo stupido alla mia sinistra non ci crede, se questa professione non mi permettesse di portare avanti i discorsi nei quali credo, l'avrei cambiata da molti anni, non sto scherzando. E tu hai sposato l'ideologia per Dario? O... Affatto, ma... Io nasco in una famiglia socialista, quando essere socialisti era qualcosa di molto pesante. Cioè, era un onore. Devo dire che con Dario chiaramente ci siamo un po' sbilanciati, diciamo, siamo buttati decisamente. Siamo spalleggiati, mica male. Siamo cresciuti insieme politicamente, certo, dico bene. Certo.
hai detto di Dario, del Dario uomo compagno o pudore a parlare, dirò solo che la sua onestà, la sua bellezza interiore la si vede man mano che invecchia sulla sua faccia, è sempre più dolce, non conosco nessuna persona che abbia tanta pazienza specialmente con gli importuni. È vero, adesso ne ho un po' di meno, ma è vero, lui non riesce per esempio a dire no. È pazzesco, ogni propongono uno spettacolo, una lezione, un incontro, lui dice subito ritelefona fra un mese, questa è la sua, e poi fra un mese dice chiama fra un altro mese. Ma non è vero. Guarda Dario, è terribile, poi devo subentrare io e dire guarda non ci sperare perché non ha possibilità, perché può fare poi una cosa solo in un giorno e non 47. Molto paziente. Me ne faccio molte però. Adesso molto meno. La fareste ancora la pubblicità adesso, ve la proponessero? No, assolutamente. No, abbiamo due posizioni completamente diverse. In merito? Ti dirò che non dico il nome della casa, hanno offerto Dario di girare, di fare pubblicità per non dico per che cosa, e gli hanno offerto anche 1,5 miliardi, e il signore non ha riflettuto un secondo e ha rifiutato. Io non sono stata d'accordo perché dico non prenderli tu, dalli per qualcosa di serio. Sì, ma è poi difficile spiegare. Per qualcosa di serio. No, lui dice no perché direbbero che ci sto speculando. Mentre invece io lo poi farei... Poi dovrei versare lacrime vere? No, invece io farei molto volentieri della pubblicità. Sai perché? Perché farei pubblicità solo a quelli... all'acqua, agli spaghetti, alle scarpe, quello che vuoi, che so con certezza che non c'è imbroglio. Farei molto volentieri, che non mi offre nessuno di fare pubblicità. No. Ma è un... perché hai paura del consumismo sfrenato? No, ma perché no. Proprio mi dà fastidio. Non accetto l'idea di usare in questo momento... tutto il lavoro che ho realizzato in tanto tempo e metterlo a disposizione di pubblicità, insomma. E poi perché so che quello che c'è di dietro, l'uso che se ne fa, il significato che ha la pubblicità, e via dicendo. Mandano 60 volte nel giro di mezz'ora, eh? Eh? Ti mandano 60 volte nel giro di mezz'ora. Sì, ma proprio come bruciano la tua faccia. Il tuo debutto con un grottesco alla Elsa Poppin avvenne con Malatresa ci divide, sì. 1948, la storia di una mucca contesa con animali, motociclette da corsa, Garibaldi, angeli che calano in scena a pesi a funi, di cui fu, oltre a essere interprete, era anche autore e autore della scenografia. Lì era uno spettacolo realizzato proprio... in una chiave diciamo di improvvisazione legata a studenti, a gente molto semplice, insomma, era una improvvisazione di dilettanti felici. Ecco uno spettacolo molto complicato che ha qualcosa fra la commedia dell'arte e il circo equestre. Sono le quattro farse che Dario Fo ha messo in scena al Teatro Parioli, che stanno avendo molto successo. Ecco, vedete, chi capita qui per caso a questo teatro viene richiesto di fare un po' il servo di scena, il macchinista, per dare una mano, tanto sono complicati questi. Grazie. L'aiuto. E vedete, per darvi un'altra idea delle difficoltà di questo spettacolo, guardate come si è combinata Franca Rame, forse è difficile che la riconoscete, e per amore appunto di queste farse ha fatto di tutto per apparire brutta, e chi la conosce sa quanto questo sia difficile. Dunque, com'è questo personaggio? Questo è un personaggio molto divertente, è il personaggio di una serva cretina che tre bellimbusti pensano piena di soldi e li fanno la corte. È un personaggio che mi ha dato un mucchio di soddisfazioni perché finalmente una volta tanto faccio una cosa che mi diverte senza sentirmi dire bella cretina che non sa fare niente. Ma adesso noi siamo abituati a questo tipo di spettacolo perché lei ce n'ha già in fondo preparato con quelle belle commedie che ha rappresentato l'Arlecchino. No, sì, l'Atto di Feydeau, poi ho fatto ancora il Ladri Manichini di mio marito. E si sa che in teatro si fanno bene le parti diverse dal proprio carattere, il debole fa bene il forte e viceversa, e perciò lei... Scusi, vado a vestirmi. E Dario Fo, che nella vita è così serio, vedete come si è truccato, com'è divertente. Salve. Allora ti diverti, eri impiccato qua?
Sì, vedo che insomma questo spettacolo ha veramente delle grandi difficoltà, chissà, forse qualche incidente ti sarà... Sì, ne abbiamo avuto uno a Torino, per poco, anzi Cannes, che è quello che oscilla in questo momento, non andava a finire con la testa in platea. Non si è fatto molto male, ma adesso sei tu, siamo sicuri. Beh, speriamo. Comunque ho visto che hai portato veramente in teatro un po' queste farze, il gusto di queste farze, che anzi in questi ultimi tempi si era un po' perduto, no? Sì, anzi devo dire che si era usato il termine farsesco in modo spregiativo, per dire... guitto, ovvio, risaputo e banale. E devo dire anche che il pubblico si è divertito moltissimo a queste farse andando intorno e ha capito subito qual era la chiave del divertimento. E si è divertito proprio veramente. Adesso io bisogna che vada perché tocca a me. Bellissimo. Ciao, arrivederci. Vai pure. Oh, ecco Franca Rama, vedete come si è trasformata qui per un personaggio completamente diverso, veramente molto chic, molto elegante, molto... Oddio! Scusate, ma che ha fatto? L'eleganza di Franca Rame mi ha veramente imbrogliato, scusate. 20 anni dopo, creasti Ci ragiono e canto. Cos'era rimasto di quel divertimento, di quell'allegria? E quanto invece era ormai solo la voglia di gridare verità che non si potevano dire, di sottolineare situazioni. Ci ragione canto era il risultato di uno studio e di una ricerca che non avevo fatto da solo, ma esistevano nuovo canzoniere e c'erano dei grossi ricercatori che avevano portato materiale straordinario. Io ero rimasto affascinato dal materiale di canti, di storie, favole, dicendo che mi avevano messo a disposizione. E allora ho deciso di realizzarlo fino in fondo. Ed è stato proprio un momento felice di incontro con questa gente che aveva studiato per una vita intera le tradizioni popolari. Eccetera. È un momento, uno dei momenti politici più forti della tua carriera, quello? Cioè, è stato quando abbiamo deciso di lasciare i teatri di tradizione e metterci a ricercare gli spazi nuovi, cioè i luoghi pubblico nuovo, cioè, soprattutto mettersi a disposizione di un pubblico che normalmente non andava a teatro perché era bloccato dalla forma anche che il teatro aveva, diviso in palchi con la società, le classi, vi dicendo. Noi toglievamo questi handicap e ci mettevamo completamente a disposizione di un pubblico aperto a questo. È stata discorso. Un'esperienza incredibile, devo dire. Un'esperienza, tu arrivavi in queste case del popolo dove non c'era nulla, montavamo il palcoscenico. Chi è che non aveva mai visto il teatro? La gente che in principio ci guardava con diffidenza e poi dopo 2 giorni ci aiutavano a montare perché avevano capito che non stavamo facendo gli artisti che facevano gli spiritosi. È stato un periodo fabbriche in occupazione e mi ricordo uno spettacolo nel palazzetto dello sport di Bologna, ormai facevamo soltanto luoghi enormi, no? Perché i teatri non li trovavamo più anche per i discorsi che si portavano avanti. In quella stagione per esempio facevamo l'anarchico e siamo arrivati a Bologna nel palazzetto dello sport con un gruppo di operai che si sono portati da Milano 10.000 bicchieri. Erano in avevano occupato la fabbrica e avevano usato questo mezzo per raccogliere fondi e resistere. E abbiamo venduto in una sera che non si può pensare che cosa siano 10.000 bicchieri. Tutti presenti almeno un bicchiere l'avevano preso. C'erano 6.000 persone. No, signora, non devi andare a Dallas. Ma che dici? Non devi andare a Dallas con quel cappello in testa. Ma perché di gran moda il mio cappello? Sì, qui da noi, ma a Dallas è di moda un altro cappello. Questo. Questo? Com'è carino! E come si porta? Molto indietro, ben calzato sulla nuca, signora. Così? Così perfetto, meraviglioso, ecco così. Perfetto! Siete uno schianto! Sei mirevole! Signora, sei bella, sei giovane e onesta. Vieni
la festa. I cacciatori verranno a sparare e la colomba vedremo morire. Per l'Italia si è liquefatta, Iannacci. Sì, sì. Per l'Italia non solo si è liquefatta, io potrei inventare una cosa al momento. Cioè, si parla di mancanza di nobiltà, mancanza di decenza. Non è che sia troppa ignoranza, c'è proprio una mancanza di ignoranza. Cioè, siamo cioè? E cioè... Si è passati da io voglio riallacciare alle prove alle quali ho assistito, per mia fortuna, di Sottoci ragione e canto. Dario e Franca sono troppo schivi, sono timidi, e questo fa in modo che si possa dimenticare. Io non ho mai visto nel montaggio di uno spettacolo, quando ti ricorderai, Franca, quando facevate questa, con un lenzuolo. Montavano una canzone, una ballata, e poi era un miracolo. Però bisognava vedere come veniva montato, perché lui è mite, eccetera. Io, ma non sarebbe mai. Quando sarebbe nei miti sono dolori. Per cui queste cose qua che avevano del miracoloso, la gente le capisce, come capisce delle cose, per come mai la musica jazz o jazz o vuol dir si voglia, ha un senso e viene molto seguita, Umbria Jazz, da tutte le parti ci sono questi. Perché capiscono... arriva la sensibilità. Arriva questa cosa chiamata swing, questo modo di rallentare, questa musica, arriva da qualcosa che ha spessore. A un certo punto nel nostro teatro, a parte pochi simboli che sono rimasti, non c'è più stato, non c'è più. Arrivano delle immagini fatiscenti che non sono più neanche spazzatura, perché la spazzatura può essere riciclata, bene anche, no? Oggi come oggi devo dire e che quindi, se siamo in televisione... Ma la gente erudita e alfabetizzata non capisce o non sente più tutto questo? E beh, sai, c'è stata una genetica che ha di 3-4 generazioni abituata ormai a vedere delle cose... A subire... Ma sì, io credo che il rapporto sia con quello che succede vicino. Cioè il vuoto è determinato da una disattenzione, uno scantonare, una mancanza di partecipazione, di essere, di partecipare, che è veramente deleteria. Io dico, quello che sta succedendo così, in ogni momento, gli operai che crepano, la disperazione, l'Albania, l'Africa, le situazioni di lotta, la disperazione di gente che non trova dal lavoro, i giovani, tutto questo, c'è una disattenzione, è uno scantonare, non li metangere proprio, non ci sono, non voglio, chi me ne frega, insomma non posso essere dappertutto, ma ho anche io la mia vita, ma che cosa fa? È un allocchimento davanti a queste cose che è quello poi che si traduce nel non essere, nel non fare, nel non avere fremiti, nel non avere colore, è tutto grigio, grigio in un modo tremendo per assenza. Oh, eccoli qui di nuovo risistemati i nostri amici, che belli! Li avete operati anche loro! Bravo professore, ha fatto proprio un buon lavoro, come va? Benissimo! Non mi sono mai sentito così bene. Ci deve scusare se prima l'abbiamo contrariata. Ma per carità, succede a tutti, un momento di nervosismo. Signorina, vede come sono felici? E non è felice anche lei? Certo, io poi sono felicissima. Anzi, io vi devo ringraziare perché in un colpo solo
avete trapanato anche me, ma nel senso giusto mi avete spalancato il cervello, mi avete. Grazie, eccellenza. Prego, signorina. Ma che fa? Perché si è infilata quella roba? Ma ne torno da dove sono venuta. A me e a tutti quelli come me non ce la farete a metterci l'eliche in testa, no signore? E neanche gli occhiali verdi per farci mangiare la paglia e farci credere che sia erba. Ma come, se ne va? Sì, me ne vado. Spero ci rivedremo un giorno. Volentieri, eccellenza. L'aspetto, eh. Lei, tutti quelli come lei! Una bella carrozza nera, 8 cavalli e un paltoncino di legno. Arrivederci, eccellenza! Agna! 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 Uno spiacevole incidente, purtroppo. Vede, questo non era da operare, aveva già un cervello abbastanza ottuso. E con l'intervento disgraziatamente si è esagerato. Si sa, con queste riduzioni si va sempre ad un pelo dall'ottenere un cervello perfettamente idiota, ed è per questo che la nostra risultante psicofisica è detta comunemente complesso dell'italiota. Siamo felici, siamo contenti del cervello che teniamo, hey! Abbia l'elica che ci obbliga, yeah! Ad andare sempre col vento, se ci dicono quello ruba, quello truffa, quello frega, noi alziamo la spalluccia, hey! E dai giorni sorridiamo, perché siamo antica e non felicia, siamo felici, siamo contenti del cervello che teniamo, anche voi dovreste farlo, travalate il cervello e mettete anche un'elica per andare sempre col vento. Un po' tusi di cervello, susbrigatevi, curatevi, anche voi fate così, anche voi fate così, anche voi. Ma la tua affermazione è molto interessante, c'è mancanza di ignoranza. Sì. Vuoi dire che quando la gente era meno alfabetizzata, meno erudita, aveva più sensibilità, più attenzione? Ce l'hanno tutti la sensibilità, perché viene trasmessa attraverso geni precoci o come la critica del giudizio, non c'è bisogno di sapere far di conto, leggere, scrivere, eccetera. Bertoldo insegna, come insegna mio padre che va solo alla terza elementare, che poi insegnava il volo cieco come aviatore. C'era un modo di acquisire e di dar corpo alla propria sensibilità attraverso delle cose che si sono perse. Cioè c'è poesia in un sasso che viene lasciato cadere in una pozza d'acqua sporca e un uomo la sta a guardare e si domanda come mai, e se succederà magari domani. Magari domani ritorna lì ma il sasso non cade. Questa è una cosa che una persona per la quale una persona rimaneva abbastanza colpita. Adesso, e per via dei grossi rumori, e per via del la televisione, rumore, sono consumatori. Io penso che la televisione abbia grande responsabilità. Sì,
la più grandissima responsabilità. Perché fa bisogno gran cacciara, perché fa gran cacciara, gran frastuono, sì. Rumore, risate, attenzione. Tutti sono, sembrano tutti felici, sono felici. E sono ubriachi del nulla. Questo ha ragione lui, il fatto di non accorgersi, di non leggere più la meraviglia del sasso che cade, dell'acqua, del silenzio, cioè questa mancanza della sorpresa e della meraviglia, che non è soltanto sul sasso, ma è quando cade l'uomo, quando cade l'operaio, quando annega il povero Cristo. Comunque, che viene dal mare, e si aspetta soltanto l'arrivo del personaggio che ne approfitta, che piange, che ha le lacrime. State però un po' generalizzando, io trovo, perché noi, scusate se parliamo di noi, ma quest'anno abbiamo fatto una tournée Palazzetti dello Sport con 5.000 persone, ultra sensibile, voglio dire che non si può generalizzare, sì, diciamo, no, che il grosso del pubblico è attaccato alla televisione, i premi, i 500 milioni che forse vincerò alla Mare Venier, queste ex-ante televisive, no? Che sono anche simpatiche, no? La speranza, no? C'è della gente che passa le giornate, tutti i giochi, no? Però c'è anche della gente, vedete tutto nero, vado a casa e mi sparo. No, è vero. Se perso. Siete anche due mostri sacri, chi è che non va? No, che c'è? No, per vedere il video di me, 30.000 lire o 20.000 lire, fanno fatica, vanno a vedere il Milan. Allora, il Milan vengono a vedere voi. Allora, quando un povero anarchico, preso in una congiura infame che in quei giorni si viveva in Italia, veniva arrestato e poi, secondo la versione ufficiale, apriva una finestra di un ufficio della Questura di Milano, gridava "è morta l'anarchia" e si buttava, dimenticandosi della moglie, dei figli e di tutto, c'era Dario Fo che scriveva immediatamente "morte accidentale di un anarchico". Adesso esiste un mondo della comunicazione che immediatamente si impossessa di un fatto così tragico e lo trasforma in una memoria collettiva? C'è del vuoto, c'è della difficoltà anche da parte di nostra, a parte che tentiamo, ci arracchiamo, entriamo nella chiave. Ecco, quello che manca è l'attenzione a quello che succede. Soffri, che è in carcere con gli altri due compagni, c'è vuoto di memoria davanti a questo fatto sul quale bisognerebbe intervenire ogni momento come dovere, come responsabilità civile, che fa impressione. Anche qua, sì. Ma sì, ma generale, d'accordo che noi ci muoviamo, qualcuno che si muove, che altri si muove. Ma c'è il vuoto. C'è il vuoto lo stesso. Intanto si ricorda qualcuno, ma cioè, le campane non scuotono nel silenzio. Ecco, questo è un brano di "Morte accidentale di un anarchico". E rimetto la navicella nel percorso della vostra vita. E dentro la mia borsa c'era anche un registratore, sul quale registratore io ho registrato tutti i vostri discorsi da quando sono entrato qui dentro, eccolo qua. Che cosa intende farne? Il registratore? Riverso il nastro centinaia di volte, lo mando dappertutto, ai ministeri, lo mando ai giornali, lo mando ai partiti, ai sindacati, anche all'estero. Questa sarà una bomba! No, lei non può fare una cosa simile. Lei sa benissimo che le nostre dichiarazioni sono state tutte falsate, distorte dalle sue provocazioni di falso giudice. E chi se ne frega? Sì. L'importante è che scoppi lo scandalo del secolo, e finalmente, per Dio, l'Italia potrà diventare un popolo socialdemocratico avanzato. Io voglio vedere arrivare fra 18-20 anni, nel 1987, anche l'88. Per Dio, scoppiare uno scandalo al giorno, allora, ministri, gente di direzione, industriali, gente incriminata in tangenti, giocata in furti, una schifezza, tanto che sui giornali fanno più presto a fare l'elenco di tutti i ministri che quel giorno non hanno rubato. Perché finalmente allora si arriverà al punto che anche noi italiani potremo gridare: per Dio, siamo immersi nella merda fino al collo, ma è per questo che camminiamo a testa alta. Eri Prevecento, 20 anni fa. Dario, stai attento che Dario tutte le commedie
prevede gli avvenimenti politici 6 mesi prima, ma veramente? No, qui sono 20 anni fa. Qui però avete il corso dei seri pericoli con questa rappresentazione. Sì, sì, qui c'era qualche fermento e qualche... C'è qualche aneddoto, sì, particolare legato... Qualche bomba buttata anche sotto la palazzina Liberty, la casa nostra. Ci hanno anche aggrediti, Franca ne sa qualche cosa, di aggressioni, di pesantezze. Franca, non so se è difficile ogni tanto fare il mio mestiere. Ti posso chiedere se mi puoi ricordare per quanto vuoi è meglio non ricordarlo, subita, perché dopo sta male per una... No, comunque, non, il discorso è che si voleva punire chiaramente la famiglia, le scelte politiche. Forma ricattatoria più bassa. Jacopo allora aveva quanti anni? Nel 73 e faceva lavoro politico nella sua scuola al Bercè a Milano. Dario al teatro, al cinema Rossini, periferia, faceva Pum Pum che è la polizia. Io mi occupavo di carcere, quindi castigare me era la cosa... castigava tutta la famiglia, cioè fare violenza a me è stata la cosa più semplice, nella speranza di metterci a sedere. Io sono una che va dal parrucchiere quando mi gira, non avevo appuntamento, pronto c'è gente... E anche questa è stata una violenza di Stato, sia chiaro. Sì, fammi finire, perché è così, perché poi hanno scoperto che quando questi tre signori, insomma era un gruppazzo, mi hanno sequestrata, c'era una spoletta all'esterno della nostra casa inserita da una linea telefonica, quindi ci stavano a curare. È quello che famosi servizi segreti, sì, invece di difendere i cittadini, parliamoci chiaro, seguitavano quelli come vuoi. È stata proprio una violenza di Stato. Esattamente, perché quando mi hanno caricata su questo pulmino, era a due passi dalla sede della Democrazia Cristiana con polizia davanti, insomma era gente che mi ha preso molto sicura di quello che faceva, hai capito? E questa è stata una cosa che mi è pesata molto, che ho superato con gli anni. Hai dovuto andare in analisi? No, non sono mai andata in analisi, l'ho superata da sola, ho scritto praticamente questo, dopo 2 anni ho scritto quello che era avvenuto e si è liberata proprio. Per la prima volta Dario ha saputo come fossero andate le cose. Allora. Perché non l'hai voluto fare subito? Perché? Non l'hai voluto fare subito. Non potevo, non è così... Semplice. Non è così semplice, perché sono più dignitose le botte, non so, sono più dignitose le lamettate che il resto, capito? Tuo figlio ti ha detto qualche cosa, ti ha chiesto qualche cosa? No, nessuno. E adesso? Vabbè. Diciamo, perché sento già il tono... Vabbè, scusate. No, mi devi scusare tu, ma purtroppo sono... Io penso che però certe cose a un certo momento nei mezzi di informazione bisogna dirle, raccontarle, se no sembra se che io tutto l'ho è stato, l'ho fatto un pregiudizio. L'ho fatto in Fantastico, Celentano devo dire che fu straordinario in quel caso perché la televisione non ne voleva sapere. Ovviamente ho recitato quel brano che io avevo scritto dicendo che era roba trovata su di un giornale, perché sarebbe anche di gusto pessimo se io recitasse dicendo è la mia esperienza. E devo dire che da allora, siccome poi sui giornali uscì, non l'ho più recitato, l'ho ripreso qualche tempo fa. È importantissimo parlarne, sarebbe importantissimo parlarne, però non è facile. E tutte le donne, tutte le ragazze che hanno subito violenza è qualcosa che... C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento. Solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta. Sì, è una radio. Musica leggera, cielo, stelle, cuore, amore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena, come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra, con le mani piene le mie, fortemente, girandomele all'incontrario. La sinistra in particolare. Non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino. Non sto... capendo niente di quello che mi sta capitando. Ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello, la voce.
La parola, Dio, che confusione. Come sono salita su questo camioncino. Ci sono venuta io da sola muovendo i piedi uno dietro l'altro. Dietro la loro spinta mi hanno sollevato loro sollevandomi di peso. Non lo so. È il cuore che mi batte così forte contro le costole a impedirmi di ragionare. È il dolore alla mano sinistra che sta diventando veramente insopportabile. Perché me la torcono tanto? Io non tento nessun movimento. Sono come congelata. Ora quello che mi tiene da dietro non ha più il suo ginocchio contro la mia schiena. Si è seduto comodo, mi tiene tra le sue gambe divaricate fortemente, come ho visto fare anni fa i bambini quando toglievano loro le tonsille. L'unica immagine che mi venga in mente, perché la radio, perché ora la abbassano? Forse perché non grido. Oltre a quello che mi tiene da dietro ce ne sono altri tre. Li sento carni, sicurissimi. Che fanno? Si accendono una sigaretta, fumano. Adesso, perché mi tengono così e fumano? Sta per succedere qualcosa, lo sento. Non riesco a gridare, non riesco a piangere. Ho soltanto paura, sono terrorizzata. Quello che mi tiene da dietro non ha aumentato la sua stretta, ma lo sento intorno al mio corpo con tutti i muscoli tesi, come ad essere pronto a tenermi più ferma. Uno dei tre si muove, viene qui, si ferma davanti a me in piedi, l'altro si accuccia alla mia destra, l'altro alla mia sinistra. Sono vicinissimi, aspirano profondamente le sigarette. Vedo il rosso delle sigarette vicino alla mia faccia, ho paura. Sta per succedere qualcosa, una sigaretta dietro l'altra. Aspirano profondamente, il primo che si è mosso si inginocchia fra le mie gambe divaricandomele. È un movimento preciso che pare concordato con quello che mi tiene da dietro. Infatti sui piedi si mettono sopra i miei a bloccarmi. Io ho sui pantaloni, perché mi aprono le gambe con sui pantaloni. Mi sento a disagio, peggio che se fossi nuda. Da questa sensazione mi distrae qualcosa che in principio non riesco a capire. Un tepore tenue, poi sempre più forte, fino a diventare insopportabile. Sul seno sinistro una punta di bruciore e sigarette. Ecco perché si erano messi a fumare sopra il golf fino alla pelle. È insopportabile. Il puzzo della lana bruciata deve disturbare. Con una lametta mi tagliano il golf da cima a fondo. Mi tagliano anche il reggiseno. Mi tagliano anche la pelle in superficie. Nella perizia medica misureranno 21 centimetri. Ora tutti si danno da fare per spogliarmi. Una scarpa sola, una gamba sola. Ora uno mi entra dentro, mi viene da vomitare. Calma, devo stare calma. Mi attacco ai rumori della città, mi attacco alle parole delle canzoni. Devo stare calma. Muoviti, puttana, fammi godere. Non sento niente, non capisco nessuna lingua, non conosco più nessuna parola, sono di pietra. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Il turno del secondo. Muoviti, puttana, devi farmi godere. I colpi sono ancora più forti. Muoviti, puttana, devi farmi godere. La lametta che è servita per il golf mi passa sulla faccia una più volte e non sento se mi taglia o se non mi taglia. Muoviti, puttana, devi farmi godere. È orrendo sentirti godere delle bestie schifose nel ventre. Il turno del terzo, il sangue dalle guance mi cola le orecchie. Muoviti, puttana, devi farmi godere. Sto morendo, riesco a dire. Soffro di cuore. Ci credono? Non ci credono? Facciamola scendere, sì, no? Vuole un ceffone fra di loro e poi mi spengono una sigaretta lungamente. Qui, sul collo. Ecco, io lì credo di essere finalmente svenuta. Sento che mi stanno rivestendo. Mi rivestono loro, io non riesco a muovere nemmeno un dito. È quello che mi teneva da dietro che mi riveste con dei movimenti precisi come fossi un bambino. Si lamenta perché è l'unico che non abbia fatto l'amore, pardon, è l'unico che non si sia aperto i pantaloni. Non sa come metterla con il lembi del mio golf tagliato, me li infila nei pantaloni, solleva la cerniera, mi spaccano gli occhiali, mi infila la giacca e il camioncino si ferma per il tempo di farmi scendere
e se ne va. Per esorcizzare questo clima, voi avete volutamente un giorno fatto, come posso dire, finzione della finzione. Cioè avete, negli spettacoli che portavate in giro per l'Italia, creato dei falsi vicecommissari, dei falsi agenti che venivano in teoria a disturbare o a controllare il vostro anche spettacolo. Anche ad arrestare lo spettacolo. Un modo per esorcizzare la situazione. Io ho un filmato che gentilmente mi avete fornito, sì, che mi aiuta a far capire come volevate... La beffa, era una beffa organizzata. Volevamo far capire il colpo di Stato in Cile, che avrebbe potuto benissimo succedere anche in Italia, erano momenti molto brutti, sì, quelli. Era già preparato non male così. Nel 1972, sì, l'8 di 73 dicembre... 73 alla fine, perché sì, ci fu il colpo di Stato in Cile nel 73. E noi l'abbiamo fatto alla fine del 73 e nel 74. Posso avere una sigaretta? Sì. Adesso allora noi mandiamo il filmato. Grazie. E qualcuno ti dà una sigaretta. Grazie. Calma, compagni, perché quasi tutti i nomi sotto elencati sono stati visti entrare. Quindi sono pregati di presentarsi. Altrimenti saremmo costretti a sgomberare la sala e poi controllare i documenti uno alla volta alla porta. Tra quattro giorni siamo ancora qua. Buoni, compagni. Dovranno seguirmi in centrale per accertamento. Sono soltanto una cinquantina, sei tranquilli. Barone Leonardo. Anche Pinelli è stato chiamato in centrale per accertamento. Signora Dami, per favore, questo può essere l'ultimo spettacolo che fa. Mi ci fa lavorare. Barone Leonardo, è in sala. Sotto il palco, per favore. Qua, vieni qua. Avanzini Federico. Che macchina teatrale avevate creato? Questa è... Vuoi dirlo tu? Dirlo. È molto semplice. Noi recitiamo sempre con il microfono a collo. E per tutto quel periodo il nostro pubblico era abituato che a un certo punto si sentiva, siccome sono radiomicrofoni, si sentiva, che so, Pantera 2 chiama Pantera 5, era la polizia che girava intorno nei teatri, nei palazzetti, nelle piazze dove noi si recitava. Quindi erano abituati a queste interruzioni. A interventi dall'esterno. E noi si diceva, un attimo cambiamo onda. Oppure si parlava, io parlavo con il poliziotto dall'altra parte, no? Mi diceva, siamo a teatro, c'è stata un'interferenza. Ora, questa era la chiave di volta, però c'era il clima del colpo di Stato che girava. Ma tu l'hai fatto sapendo che c'era anche pericolo di qualche cosa? No, c'era il pericolo di una tensione, sempre, naturalmente. E che qualcuno del pubblico prendesse troppo, e infatti qualcuno è andato un po' fuori di testa. Un ragazzino si è mangiato la rubrica telefonica. Perché a un certo punto entra il commissario. Ma lasciami andare per ordine, sennò non si capisce niente. Allora, noi facciamo lo spettacolo. Lo spettacolo era interrotto continuamente da inserzioni, che questa volta non erano reali, ma erano registrate, erano truccate. Così come a un certo punto c'erano dei personaggi che provocavano ed erano degli attori che stavano fra il pubblico e che dicevano, per esempio, fuori sono passate le camionette, fuori ci sono un carro armato, due carri armati. Cioè creavamo una situazione di tensione esasperata e poi a un certo punto c'era un poliziotto che era indicato, era un attore, e c'erano anche naturalmente dei questori, dei commissari, così precisi che alcune volte il commissario finto attore veniva avvicinato da veri poliziotti che naturalmente erano truccati e che si presentavano e dicevano sono a vostra disposizione commissario. Che erano venuti a controllarvi. In borghese. Erano in borghese, venivano con lei e si mettevano a disposizione dell'attore che recitava la parte. Era una cosa incredibile. E io recitavo proprio questa provocazione con Franca, con tutti gli attori. E c'erano una quarantina di
ragazzi che erano quelli del servizio d'ordine, che recitavano anche loro e che sostenevano e soprattutto evitavano che succedessero dei guai, perché la tensione che si creava, a un certo punto il questore, il vicequestore saliva sul palcoscenico e chiamava alcuni che dovevano venire in questura per essere accertamenti. Per accertamenti. E erano qui succede... quelli più conosciuti politicamente nel luogo, d'accordo. Adesso con noi. La salita, non so se c'è, ve la potete guardare, la salita di tutti questi ragazzi sul palcoscenico e poi esplodeva proprio sempre, costantemente, una tensione che faceva esplodere il canto. E c'era questo canto dell'Internazionale che è veramente di una grossa suggestione. Vi chiedo una cosa, sentivo prima che stavano partendo a cantare Bandiera Rossa Internazionale. E ora va bene, prima di partire, di andarcene, noi dobbiamo chiudere. Signor Po, per favore, mi lasci fare il mio lavoro! Insieme, però state attenti, pensate, meditate alle parole che ci sono dentro l'Internazionale. Cantiamo ad avere insieme. Compagna, avanti a gran partito. Gioco pericoloso. Perché era il modo di far capire la situazione nel suo reale. Noi facevamo questa provocazione recitata e la gente alla fine si diceva, porco cane, può essere vero, il colpo di Stato è veramente imminente, è qua. E poi oggi lo sappiamo come si erano organizzati, che oggi veniamo a sapere che cosa aveva organizzato il potere, addirittura con le provocazioni, addirittura l'organizzazione di un colpo di Stato. Ce lo dicono i giudici, ce lo dicono le inchieste, ce lo dice tutto. Adesso io rientro nella tua produzione drammaturgica, non quella creata, inventata ad hoc, sì, per un fine del momento, sì, per spiegare un pericolo politico. Mistero Buffo avrà avuto migliaia di rappresentazioni, sì, soprattutto molti testi. Oggi ti ho detto, per recitarlo tutto ci vorrebbero 5 giorni. Oltre a quella lezione iniziale dove spieghi la nascita dei giullari, ce n'è una che mi ha molto attratto, che è quella quando parli della poesia e Ciullo d'Alcamo. Ah, sì. Ecco, io ho preso un brano di questa lezione. Che ci sono 2 o 3 ragazze che stanno facendo una tesi proprio su questa lezione e su tutte le polemiche che ha fatto nascere questa lezione verso i professori. Cominciamo dal nome dell'autore. Ciullo o Cielo d'Alcamo? Cominciamo Ciullo d'Alcamo. Ebbene, non so, per un lombardo è facile intendere che significato ha ciullo. Certe espressioni piuttosto triviali, come invece di bammo riammazzato, c'è un'altra espressione un po' più triviale. Ecco, se voi dovete capirlo meglio, andate per esempio anche in Sicilia, esattamente ad Alcamo, sopra Palermo, e dite a uno che passa per la strada che vi sta un po' antipatico: testo di ciullo, pocketo, un pugno nell'occhio vi arriva subito. Per capirci, vediamo cosa succede però a un professore di un liceo, di un ginnasio, che si trovi a voler essere sincero per spiegare le cose come stanno veramente alla propria scolaresca, magari una scolaresca fatta di ragazzine e ragazzini, e comincia così un po' sfrontato a dire: beh, io vi voglio dire la verità. Ecco, i giullari si facevano appioppare sempre termini scurrili.
e risaputo che ci sono centinaia di nomi di giullari e tutti hanno soprannomi scurrili, insignificati scurrili. Per quanto riguarda Ciullo, Dalcamo è una parolaccia. Infatti significa sesso maschile Dalcamo. Che cosa succede in una scuola? Gomitate, spernacchi, vanno sotto, subito fanno i disegni sulla lavagna, il professore viene chiamato Ciullo, anzi viene richiamato subito dal preside, il quale lo invita a fare bagaglio e lo spedisce subito in Libia, dove abbiamo ancora un contratto decennale, ancora col vecchio regno italico, per inviare il professore Vescantoni. Così va da Gheddafi a insegnare il Corano con la veletta qua. Non può, certo, il professore mettersi a raccontare una cosa, tiene famiglia, non può esporsi in questa maniera, non può raccontare la verità. E soprattutto se insiste, per esempio, con l'apertura degli altri giullari, fa l'esempio, per esempio, dice, non è il solo giullare, vi dicevo prima, ce ne sono centinaia di nomi scurrili, il più grande giullare che abbiamo avuto nella storia d'Italia, cioè Ruzzante del Cinquecento. Ruzzante è un nome scurrile, il più scurrile di tutti, come scurrile quello? Perché ruzzare in padovano significa andare con gli animali, non a passeggio. Accoppiarsi ad essi nei modi e nei metodi, nei tempi preferiti dai medesimi. Non ho mai capito se i medesimi sono i ruzzanti o i ruzzati, non è importante. Ad ogni modo, anche in questo caso, porre risacchiate, eccetera, eccetera, dicendo da in fondo il preside, Ciullo, ho capito. È di una cultura sterminata, Frank. Non c'è nessuno in Italia che ha una conoscenza o ti inventi qualcosa. No, la cosa grave, per me è grave, è che dietro a tutta questa sua cultura o davanti, o mentre la intenzionalmente ti fanno tra delle cose come se passassero per caso, ha un tale pudore per cui dice che era... ti dice una cosa... bella sta cosa. No, è un vecchio manoscritto del 300 cinese che ho trovato. Sei sicuro che non è vero? Che non è vero. Ad ogni modo ci sono state delle polemiche grosse anche nell'università. E a me fa molto piacere il fatto che vadano avanti col polemizzare sulla realtà, sul rigore e via dicendo. Una volta anche Mitterrand ha scritto una lettera. Sì. Grâce à la poésie tonique de votre mise en scène, nous avons découvert le médecin malgré lui. Sì. Cioè, hanno riscoperto Molière e il malato. La regia che ha fatto la commedia a Parigi. Malgré lui non è molto male. Bella, sì, questa lettera. Come è successo come in Italia sempre il Presidente della Repubblica viene a teatro a vedere i nostri spettacoli. E questo è importante, il ministri. Vuoto di interesse culturale che esiste nella nostra classe politica. Questo è male immaginario. Cosa rispetto ai francesi, ai tedeschi, agli inglesi? Pertini era uno che frequentava i teatri. Ma un presidente, fra 100 anni, quando tu andrai da questo mondo, un presidente della Repubblica Italiana ti scriverà: «Vous êtes, cher Dario Fo, voi siete, caro Dario Fo, un homme de théâtre che symbolise la force salutaire, la forza salutare della farce e della commedia, la forza salutare della farsa e della commedia». Ma questo tutti i giorni avviene, Prodi e Veltroni ci mandano sempre, sì. No, ma adesso ora danno un premio, danno... Frank, io ho già un programma all'una di danno un premio ora a Dario, no? Sì. Sotto indicazione di Veltroni, l'8 di aprile, sì, sì, c'è una, Dario prende il un riconoscimento come uomo di cultura. Senti, parliamo dei riconoscimenti che hai preso all'estero, una valanga. Quella tournée all'inizio degli anni Ottanta, negli Stati Uniti, dove ti era stato sempre negato il visto di... C'era stata, era in coppia però. Veramente proprio... la colpevole ero un po' più io di sì, lui, perché lei Soccorso Rosso. Soccorso Rosso. Ed è cosa straordinaria, che fu Reagan che ci fece entrare, ma non è una barzelletta. Per 6 giorni, attenzione. Sì, sì. Cioè, ma ad ogni modo, a un certo punto Reagan disse, ma è un attore. Come è un mio collega, prego, entri, più o meno. Ma lo sapeva Reagan che il giudice Sossi nel 72 aveva spiccato un avviso di reato contro
di voi per attività sovversive? No, sempre contro di me, e purtroppo mi rubano tutto, mi rubano anche questo. È una pazzia, capito? Era pericoloso, è pericoloso rosso. Avere una moglie così. Perché la stangano e io prendo il contraccolpo. Capito? Faccio il lavoro micidiale, poi dopo una sola volta si è lamentata di te, da Raffaella Carrà, in modo momento di gelosia. No, era insopportabile. Molto bello invece, perché io ero molto calma, devo dire, no, ero molto calma, non prevedevo quello che poi è successo. È che due giorni prima avevo fatto una trasmissione, mi pare si chiamasse Luna, una cosa così, e mio figlio mi disse: mamma, non se ne può più di vederti, quando ti chiedono ma lei, suo marito, di vederti, ah sì, la famiglia, eccetera, eccetera, cioè, basta, perché diventi tutta tirata, proprio mi fai pietà, mamma, non lasciati andare. Figli sono tremendi, cose, no, non ci perdonano, diceva, niente. Diceva questo sforzo di salvare a tutti i costi un matrimonio. Ma io non avevo previsto nulla, andai dalla Carrà e lei cominciò, è vero che lei ha una cassapanca dove conserva tutti i regali che fanno le fidanzate di suo marito, dico sì, è vero che lei risponde alle lettere d'amore che riceve, insomma, detto sì, perché mi spiace, queste povere ragazze, lui non apre neanche la posta, quindi le due righe: amore, ti amo, ci vedremo, tornerò a Bergamo, no, vai fondo, no. Ma al quinto è, tu al non quinto, ridere, gli annati, tu stai zitto, al quinto è vero, detto, sì, ma è vero anche che l'ho lasciato, ma non era mica previsto, hai capito? L'hai lasciato per 7 giorni? No, l'ho lasciato per un po' di tempo, poi altre volte l'ho lasciato. Sì, mi ha lasciato spesso. Sì, lui è un birichino tremendo. Ma d'altro canto io devo dire, parlo molto sinceramente a tutte le mogli che stanno ascoltando, io ho sbagliato a soffrire come ho sofferto, perché ho veramente sofferto per questo disgraziato, capito? Ma ho sbagliato, perché quando tu hai un rapporto bello, grosso, importante, devi capire che se anche lui ti tradisce sono risate fuori casa, di cui l'uomo ha bisogno, non sto scherzando, l'uomo ha bisogno, no, guarda, non dire di no, No, ma dico, a sentirla così l'uomo sembra quasi tutto semplice. Quando mena, Io non ho mai menato, non ho mai fatto. Una volta soltanto mi ha tirato uno strumento, non so di che cosa, ha colpito in testa, no, un rotolo. No, ti ho colpito qua, era un rotolo da, come si chiama, calcolatrice, perché ho perso il lume della ragione. Ma con che precisione, altro bene. Che il lancio, no, ma si allenano, io non sono assolutamente violenta, l'unica volta che ho perso le staffe è stata quella. Comunque adesso, all'alba dei 68 anni, sono molto serena, e quando mio marito, so perché è scoperto come un bambino di 5 anni che ruba la marmellata, quando mio marito ha una piccola distrazione, stai denudando, qui abbiamo un mito della cultura italiana, ma nulla, quando ha un momento di, io sono contenta perché si rilassa, torna contento, insomma, io sono, giuro, voglio, per me ormai lui è come fosse mio cugino, il mio adorato cugino, lui è convinto che io lo ami pazzamente ancora, ma non è vero. Guarda, eppure ci sono tutti i sintomi molto dell'amore. Sono tutti in forma. Molto e che bene. Recita bene anche. Ma va, è veramente così. Proseguiamo. Va bene, e io c'ho il brano di quando debuttaste a New York, una breve intervista. Sì? C'era la grande scritta con la Broadway, sì, e una breve intervista di Dario. Dopo un ultimo batticuore per via di un abbassamento di voce all'interprete principale, morte accidentale di un anarchico a Broadway, al Bolasco Theater di New York. Dario Fo ha finalmente ottenuto con Franca Rame il tanto sospirato visto d'ingresso negli Stati Uniti. È stata una sorpresa per me allo spettacolo di morte accidentale di un anarchico qui a New York il fatto che il pubblico sottolineasse le risate, gli effetti e anche con applausi, esattamente come quasi in Europa, non dico in Italia soltanto. Forse perché c'è stata soprattutto l'attenzione da parte del riduttore e del traduttore, che hanno cercato di
così, di arrivare a puntualizzare certi passaggi facendo riferimento a fatti avvenuti anche poco tempo fa qui a New York. Cioè, per esempio, è stato un incidente, chiamiamolo un incidente, di una donna che ha perso la vita in situazioni molto analoghe a quelle che si raccontano da parte di Pinelli appunto a Milano, che è la storia dell'anarchico. E soprattutto c'è stata un'attenzione anche riguardo a certi personaggi come Reagan, che è messo in scena come certi uomini politici più noti qui, che naturalmente che non in Italia, che appaiono proprio sulla ribalta precisi, e la gente si diverte moltissimo, così come noi facevamo in Italia a proposito di questo lavoro. Quanto lavoro abbiamo fatto nella nostra vita? Io leggo che dopo quel morte accidentale un anarchico, pum pum chi è la polizia, guerra di popolo in Cile, non si paga, non si paga, il Fanfanira Vito, la marijuana della mamma è la più bella. Settimo ruba un po' meno, Isabella tra caravella un cacciaballe, ci ragiono e canto, mistero buffo, parliamo di donne, tutta casa, letto e chiesa, sì. La storia della tigre, insomma avete lavorato tanto. Circa 60 commedie messe in scena. Più altre, circa 70 sono i lavori teatrali. Sei anche un autore prolifico. Sei. Meno male. Ora ha scritto una commedia bellissima. Sì, una commedia bellissima intitolata Il diavolo con le zinne. Ah. È molto sulla bella. Falsa riga delle commedie del Cinquecento. Molto bella. Io però non voglio produrla perché sono stanca di lavorare così tanto. Sono veramente sbagliata. Perché lei è lei la vera capocomica. Di quello del monumento. Ecco, sì, lui mi ricordava una battuta che no, perché vedi, lui produce, no? Poi lui disegna, poi scrive, legge, lui è fortunatissimo perché può leggere. Io giusto quando ho, come dire, non vorrei diventare volgare, ma insomma quando vado in bagno, giusto quei 5 minuti riesco a leggere il giornale. Se quel giorno non funziono mi perdo le ultime notizie. È incredibile questo, ma d'altro canto noi abbiamo 18 agenti nel mondo, 400 teatri che questa sera hanno già recitato, visto l'orario, no? Le nostre commedie. E poi che dirti, l'ufficio, l'organizzazione e la compagnia in Italia, il giro, le piazze, non è che faccio tutto io perché ho chi mi aiuta, però è un mare. Insomma, il peso mare, va addosso a lei. È vero, sì, perché è vero. Lui è un monumento, adesso prego di inquadrarmi intera, i monumenti, mi segue regista, i monumenti stanno su un piedistallo e io sono a 45 anni che sono così, hai capito? Sotto a leggere il monumento. È veramente tantissimo lavoro. Per questo che vostro figlio non va voluto seguire in questo evento. Siete terrorizzato. No, adesso Jacopo lentamente si è messo a recitare e ha in piedi due spettacoli di terapia comica e fa delle cose. Tiene delle conferenze comiche. Delle conferenze comiche, ma serie sulla sessualità o addirittura. I geni sono stati trasmessi. O addirittura la comicoterapia e aiuta veramente un sacco di gente. Abbiamo assistito l'altro ieri a una lezione, abbiamo visto 30 persone coinvolte che hanno fatto delle cose incredibili, disinibiti, aiuta veramente, se siamo molto soddisfatti. Non siete ancora nonni o siete già nonni? Nonni, sì. Siamo stranonni. Adesso Jacopo aspetta una seconda bambina, una a 8 anni, è tremenda, che si lamenta di noi che la vediamo poco, sempre a lavorare. Stato. Prima di arrivare, siamo ormai quasi alla fine. Ci sono stati anche degli incontri interessanti con colleghi che anche loro mi hanno lasciato un ricordo forte. Mi ricordo una serata al teatro Tenda di Piazza Mancini a Roma con Gaston De Filippo, Edoardo De Filippo, perché era un uragano aveva distrutto quella teatro, tenda di Molfese. Ecco, breve flash della collaborazione, quella con Edoardo per esempio, che cosa è stato? La collaborazione con Edoardo c'è stata in un modo strano. Io e Edoardo abitavamo nello stesso albergo e ci incontravamo ogni anno, si può dire, qui a Roma.
ci incontravamo di nascosto a raccontarci le chiavi delle commedie che stavamo scrivendo. Ci sedevamo in uno spazio, mi ricordo, c'erano degli alberi all'interno, molto, e così evitavamo di essere individuati. E stavamo lì delle mezze giornate a raccontare, a ridere, a indicare, a sfogarci. Ed è stata un'amicizia segreta la nostra, comunque, e una collaborazione segreta. Comunque Edoardo amava molto me. Belle donne lui le ama. È stato straordinario, addirittura mi ha offerto di recitare con lui il monumento per la televisione, solo che io era un periodo che stavo male col braccio, purtroppo ho detto di no e ne ho un grande rimpianto. Ma lui andava sempre a vedere Franca che recitava, sì. Addirittura quando stava, una volta recitava in periferia lui ed era, non stava tanto bene in quel periodo ed è arrivato e il pubblico sorpreso perché nella periferia vedersi arrivare quasi in scena Edoardo fu una sorpresa, fu un applauso incredibile. Io ero in cammino e dicevo: ma cosa sta succedendo? Era Edoardo che entrava in teatro. Enzo Fo ha fatto tanti, ha avuto tanti allievi. Tu stesso prima hai detto: sono un po' allievo di Fo. Lo dicono e molti. Paolino Rossi è orgoglioso di essere. Ma non lo so, io ho avuto la fortuna di avere la possibilità di frequentarlo per tanti anni, una decina d'anni, perché mi ricordo se mentre montavamo delle cose, quel famoso spettacolo che mi mise in scena, pronto, sei lì con i capelli, vieni. E decretò questo mio, e fu il primo a fare questo spettacolo, questo one man show, questo spettacolo che faceva da solo, che insomma, faceva Gilbert Bécaud in Francia o chi altri. E è stata più un vivere in famiglia, contatto continuamente, cioè queste cose che facciamo adesso, un gioco di collaborazione da parte sua, che è molto fin troppo timido e umano, quindi dice collaborazione, mentre lui insegnava e io ero una spugna, usavo la musica, cercavo di capire insieme i tempi. Un sacco di canzoni, di storie. Ah, no, non è il fatto di allievo, è proprio il trovare la corda insieme. Noi andavamo per esempio al mare, nello stesso luogo, e facevamo le canzoni come gioco, come passatempo. E fra le più belle canzoni che abbiamo scritto insieme erano fatte veramente così, con un bastone in mano per segnare il tempo, e con Franca che ci sfotteva perché diceva: no, ma questa somiglia a quella, cioè questa l'avete già fatta. Rubavano tanto. Vengo anch'io, no tu no. No, quella no. Era un grido di dolore. Io ogni volta che... Un grido di dolore. Io ho sempre avuto questa mania del diverso che lui ha capito immediatamente. No, io voglio approfittare di questa situazione per qualcosa che sento come dovere. E il rapporto, parlava appunto di allievi, di ragazzi, di giovani, del rapporto, del far nascere, del sollecitare. Ecco, oggi come oggi c'è il disastro che è legato agli spazi per i giovani. I giovani hanno dei talenti straordinari, non hanno la possibilità di esprimere, di venire fuori. Ci sono le scuole che franano, difficoltà di spazi, hanno difficoltà di trovare poi il modo di girare, di farsi conoscere, di affacciarsi al palcoscenico, e soprattutto c'è una cosa incredibile. Noi siamo l'unica nazione, lo dico a tormentone, siamo l'unica nazione in Europa dove esiste una legge che non permette ai giovani di recitare per le strade. E il teatro di strada, il teatro di piazza, il teatro, è la base fondamentale di tutti i teatri del mondo. Se tu vai in America, vai in Inghilterra, in Francia, in Germania, in Russia perfino, vedi la gente che recita per la strada e che non viene bloccata dal poliziotto o dal vigile che lo allontana o ritira lo strumento, o addirittura in certi casi è così spintone
suona e porta via con la camionetta. Veramente questa ignoranza, che è una legge fascista oltretutto, e non se ne esce, perché tutti ti promettono, tutti dicono sì sì facciamo qualche cosa, e questa forma che blocca la espressività, il gioco, la invenzione, la fantasia, l'immagine, è veramente una vergogna. Soprattutto il contro... Festival del Teatro di Strada ogni anno a Ravenna, credo, sì, che importano però... questi ragazzi che recitano per strada in tutta Europa. Sì, però dura è tanto per gradire, è la messa per i poveri, è il carnevale degli imbecilli. Non è così, bisogna mettere delle regole che permettano lo svolgimento e la libertà di espressione di questa gente. Un ultimo esempio del maestro Fo, da Juan Padan. E cos'è? Una lettura ironica non solo dalla riscoperta? No, è determinata dal fatto di aver scoperto, a mia volta, la scoperta. Cioè, ho avuto la possibilità di avere fra le mani un sacco di testi di marinai sconosciuti, poveri cristi, disperati, i quali raccontano della scoperta dell'America. Ed è tutto in opposizione agli scopritori, come raccontano, ai padroni della situazione, quelli che hanno gestito la scoperta, e raccontano in un'altra maniera. Allora, messi in confronto, è stato fuori la storia del disperato, che si ritrova, guarda caso, nello stesso livello di chi è stato aggredito e di chi è stato scoperto. A un certo punto lo scopritore, in questo caso questi poveri cristi buttati a mare e che si ritrovano in una terra che... Buttati a mare dalla regina di Spagna, sì, certo, Portogallo, certo, dal Vaticano. Da tutti i conquistatori, perché non è partito tanto dalla Spagna, cioè dentro c'erano le banche che sostenevano. Si ritrovano disperati come i conquistati. Ecco, a un certo punto hanno scoperto che i loro simili non erano quelli che stavano sulla nave, ma quelli che stavano con l'anello al naso. E il fatto che lui è un padano è stato legato a uno dei testi che ho ritrovato. Ma ti dico che se si dovesse fare l'elenco di tutti i testi che sono stati scritti in tutta l'Europa, da tedeschi, da inglesi, da francesi, e soprattutto da gente italiana, c'è veramente da riempire una biblioteca. E io ho preso la chiave di questo padano, che però alla fine non parla più neanche il padano, perché parla spagnolo, parla napoletano, parla tutti i linguaggi del mare. E sono passati 40 anni da quei giorni, e mi sono venuto veggio, ma sono sano, sono forte, sono buon, sono bello, oi che me, ago fiole, amor, che le donne, che me vuoi bene a mia moglie, che me, ego tanti fiol, che non conosco ne manco quanti, non conosco manco tutti, ago dei nevodi che me vengono incontro e mi dice, mi sono tuo nevodo, padre, tutti mi chiamano padre, santo padre mi chiamano. E io sono contento, allegro, vivace, sto bene, i miei vuoi bene, sono tu un re qua. Perché dei momenti solamente che mi cade una nostalgia tremenda, mi arriva devoto o il vento delle mie balade a stergongiarmi dentro le orecchie. Devoto mi sento il mosto del vin che buia, mi sento il profumo del fumo di quando fumega il capriol. E sento nell'osteria il vin che srole le donne che cria, o il blasfemaro, il cantar delle feste, o il balaro, il sonar che... E anche ho il canto d'amor. E il canto di Gesù mi fa nostalgia. Il canto di Gesù mi cata un magone strapacore che avago correndo disperato dentro la mia amaca e mi sfondo dentro la faccia ante la rete per non veder piangere. A che do fiore, gentil, dolce, che venga presso da me e menina. Se tacca la maca e donda menina e mi canta la mesma canzone che mi ho insegnato con le mesme parole del dialetto del mio paese, parola per parola, e canta, e nina. Oh, che bello, che allegria, l'ancamo vivo il fiol del cielo, l'ancamo vivo il fiol della Maria, Maria, vengono un gran contento, nessun di noi altri che ha più spavento, né del vento, né dei turchi, né del gran vento, né dei turchi, né del gran vento, né dei vento, né dei cristiani, né del vento, né dei cristiani, e del vento dei cristiani.
senti un padano nel senso di Bossi? Ma vedi, io mi meraviglio sempre del fatto che uno si vesta, diciamo, della lingua, del dialetto, delle tradizioni legate al nord e cerca di, così, di opporle a quelle del sud, che poi non è neanche vero perché Bossi cerca di mediare, di limitare. Perché ormai la nostra cultura, proprio la cultura italica di base, quella popolare, è di gran lunga molto più profonda di quanto non sembri. Uno degli errori è sempre quello di confondere il dialetto con la cultura del dialetto, che è tutt'altra cosa. Le culture, insomma, degli straccioni, dei poveri cristi, dei minori, è una cultura che ha livelli di unità e di, diciamo, di corrente continua che si muove, straordinaria. Io mi meraviglio sempre quando leggo dei testi teatrali antichi, il ritrovare proprio gli agganci culturali dal sud al nord in continuazione. Chi ha fatto le divisioni? Sempre qualcuno che aveva interesse per determinare gli spazi da governare. Ma il popolo minuto soprattutto, non ha mai avuto questo interesse. Dario, io ti ringrazio della sincerità con cui mi hai raccontato e ringrazio ancora di più Franca, perché in qualche momento siamo entrati nella sua sensibilità, forse con non tutta la leggerezza che magari certe storie amare richiedono. Grazie e ringrazio Iannacci. Io vorrei avvicinarmi a quel pianoforte per concludere degnamente questo viaggio dentro il mondo e il teatro di Dario Fo. Degnamente è eccessivo. Allora, con che cosa beh, chiudiamo? Ci sono quello che vuoi, anche se può sembrare un inno, c'è questo visto un re che fa parte della vostra storia personale. Ma possiamo fare il finale di Ho visto un re, quello del contadino. Cioè c'è il re che si lamenta perché viene saccheggiato dall'imperatore, poi c'è il cardinale che si lamenta perché è saccheggiato dall'alto, poi alla fine invece c'è il contadino che non si lamenta affatto. Anzi ride. Allora facciamo il finale così? Va bene. Ti va bene? Allora, visto un Milano. Visto un Milano? Sì. Sarebbe così? Andiamo così. Visto un villano. Sarebbe scusa? Un villano, un contadino. Ah beh, sì beh, ah beh, sì beh. Ma lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Ma se l'è matto? Perché allora? Il fatto è che noi vila e sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male a me, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male a me, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Eccetera. Grazie della vostra umanità, grazie dell'allegria e grazie di averci regalato un momento di televisione non banale. Usciamo dal fondo come piano piano. Senza inciampare nei film. Inciampo senz'altro.